Mi ricordo quella volta che al liceo la professoressa di italiano ci diede un tema. Descrivi una situazione che abbia come sfondo la neve. E io lasciai il foglio in bianco. In un certo senso la ricordava. Sai quando non sai? In qualche modo fai e dai una cosa che non hai. Così avrai più di quel che dai. È un po' come avviene nelle sofisticazioni alimentari. Prendo un bicchiere d'acqua, gli aggiungo un po' di vino rosso e poi lo spaccio per rosé. E qui adesso però mi fermo perché su questo argomento la minestra che ho nel piatto è troppo poca. Meglio evitare di allungare il brodo. Alessandro Di Pietro. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, eccomi qua. Beh, non c'è dubbio, non so chi l'ha fatta adesso, poche ore fa, o chi la dovrà fare magari nel pomeriggio o domani, sta di fatto che fare la spesa, tutto sommato, per moltissime persone non è proprio un problema. Mentre è un problema, anzi è un'arte direi, sapere individuare quelle che, passatemi il termine, sono che vengono chiamate più comunemente le fregature della spesa. E cioè siete in grado voi di individuare una sofisticazione, una frode alimentare, un'adulterazione? Non è facile, non è facile. Oggi noi vogliamo dedicare a questo argomento tutta l'intera puntata e lo facciamo con un'autorevole presenza. Pensate un po', abbiamo il piacere di avere con noi il comandante dei NAS, il capitano Santori. Buongiorno, benvenuto. La ringrazio, si accomodi. È il comandante dei NAS di Roma e provincia, giusto? Esattamente. E naturalmente non posso dimenticare la presenza gradevole, ma anche molto professionale, della nostra biologa nutrizionista, la dottoressa Claudia Leggeri. Buongiorno. Consentitemi di andare a salutare il mio grande amico, il mio grande artista di cucina, perché non vuole essere chiamato chef, ed è giusto. Senti, il parmigiano... Sì, non, è tra i prodotti migliori del mondo. Ma è anche il più adulterato, frodato... Sì. Fate attenzione. È il campione delle fregature all'estero. All'estero, parmesan. Parmesan. Ma io l'ho assaggiato, è veramente schifoso. Eh sì, gente di poca cultura. Certo, in Italia non, anche se ci fosse commercialmente presente... L'ho trovato. Addirittura. Porca miseria. Quindi andiamo a usare il parmigiano di base. Allora, che facciamo oggi? Ma hai fatto la lista della spesa? Sì. Allora, parmigiano in carrozza. Questo è. E l'ho fatto questo per usare i fondi del parmigiano. Spesso si arriva qui... Ma perché in carrozza? Pure con i cavalli? Ma sai, c'è la mozzarella in carrozza. Ah. E io ho fatto il parmigiano in carrozza. Certo. Per usare l'ultimo pezzo. Allora, tu mi hai scritto 60 grammi di prosciutto cotto, giusto? Ecco. 60 sì. grammi di parmigiano a scaglie. È assai. Poi rete di maiale. Eccola qua. Ma chi ce la dà? Il macellaio? Il macellaio. E di solito, se per una famiglia, te la danno così. Un po' come gli odori in piazza, insomma. Benissimo. Ma il costo è irrisorio. E va usato per tante... Fammi riflettere. Diciamo... Che ne dici? 1,80 euro? 2 euro? È tanto. Ecco, come al solito è tanto. Fai 1,50 euro, guarda. Faccio 1,50 euro. Ma sì. Ah, ho levato, lì c'è scritto olio d'oliva? Sì. Non ce lo metto. Allora 1,50 euro è giusto. Va bene, grazie. Aggiudicato 1,50 euro. Bene, allora, per iniziare e per introdurre l'argomento, credo che sia opportuno che tutti insieme seguiamo questo servizio. Adulterazioni, contraffazioni, alterazioni, sofisticazioni sono alcune tra le più diffuse frodi in ambito alimentare. I prodotti colpiti sono tra i più svariati e i rischi possono essere molto alti, ma in cosa consistono esattamente? Si tratta di interventi fraudolenti su prodotti alimentari e perpetrati ai danni del consumatore. Ne esistono diverse tipologie e costituiscono una seria minaccia sia alla trasparenza di chi compra che, nei casi peggiori, per la salute dei cittadini. Siamo quindi abbastanza tutelati dalle norme attualmente in vigore? Chi vigila affinché queste ultime vengano rispettate nel migliore dei modi? Comandante Santori,
Spesso sentiamo, anche leggiamo dalla stampa, sentiamo dai telegiornali, l'intervento dei NAS. Intervento dei NAS negli ospedali, di recente proprio è una costante, intervento presso i magazzini, presso le aziende alimentari e così via. Vogliamo spiegare al nostro pubblico che cosa sono i NAS e di che cosa si occupano? Sì. Il NAS è un comando specializzato dell'Arma dei Carabinieri che dipende direttamente dal Ministro della Salute. E lei accennava alle due grandi aree di cui ci occupiamo, l'area sanitaria, quindi la sanità in generale, tutto ciò che afferisce all'area della sanità, e l'area alimentare, tutto ciò che concerne la manipolazione, la somministrazione, la filiera dell'alimento. La filiera, sì. Esattamente. Sul territorio nazionale ci sono 38 nuclei dislocati a copertura del territorio, e quindi ogni nucleo è competente sul proprio territorio per quanto riguarda la sicurezza alimentare e la sicurezza sanitaria. Di questi 38 nuclei, la mia è una domanda un po' capziosa, più al nord o più al sud? No, sono equamente distribuiti, sono distribuiti in tre gruppi, nord, centro e sud. Meno male, no, perché no, certamente. Senta, e in pratica so che voi avete sgominato negli anni scorsi, ma mi auguro che questo non avvenga più, moltissime aziende, chiamiamole così, ma insomma erano associazioni a delinquere più che aziende, per esempio sull'olio extravergine d'oliva. Io ricordo diversi anni fa che avete scoperto una partita di olio che era diventato verde, sì, perché ci mettevano solo un po' di clorofilla, ma insomma era, sì, olio lampante e basta. Caspita, ma quello fa male allo stomaco, al fegato. Sì, il problema è che in qualche modo si lucra, quando siamo di fronte ad una frode alimentare, si lucra sull'alimento, e la parte, diciamo, peggiore di questo aspetto è che poi l'alimento è un bene fondamentale, un bene, certo, primario. Certo. E quindi in qualche modo la frode, seppur diciamo inizialmente possiamo considerarla una frode commerciale, per cui mi viene sottoposto o proposto un alimento che non corrisponde a ciò che mi viene descritto, poi successivamente può trasformarsi in una frode sanitaria allorché mi crea dei problemi dal punto di vista sanitario. Ma cambia anche, cambiando la dicitura del reato, me lo passi questo termine, cambia anche la sanzione. Beh, siamo sempre di fronte a una frode in commercio. Ah. Siamo sempre di fronte a una frode in commercio. E che viene solo sanzionata economicamente? Penalmente, con una multa. Penalmente. È una violazione penale. Allora, vogliamo dire al nostro pubblico la differenza fra frode alimentare e sofisticazione e adulterazione? Allora, è l'insieme delle caratteristiche che in qualche modo comprendono o riconducono alla frode alimentare. Sostanzialmente abbiamo accennato alla frode commerciale, che in qualche modo è l'opportunità che ha chi viene a contatto con l'alimento, che vuole sottoporre un alimento di valore meno pregiato rispetto, sì, a quello che ci viene proposto, e lì siamo nel campo della frode commerciale. Quando invece siamo di fronte alla sofisticazione, all'adulterazione, alla contraffazione vera e propria, c'è una in qualche modo a monte, una progettualità nel dover criminosa, esattamente, nel poter sottoporre un alimento che non ha le caratteristiche che dovrebbe avere, in qualche modo dissimulando lo stato originale. Prima parlavo della clorofilla nell'olio, sì, cose di questo genere, schifezze di questo genere, però volevo chiedere a lei, naturalmente, secondo me, la frode, l'adulterazione, la sofisticazione avvengono su quei prodotti che in qualche maniera determinano poi un lucro, cioè è difficile trovare una brassicacia, un broccolo adulterato, però l'olio extravergine sì, lo zafferano sì, il parmigiano sì, cioè prodotti su cui c'è un margine di guadagno, in questo caso un guadagno illecito, notevole, è così? Esattamente, sì, beh, in qualche modo le evidenze che abbiamo è che la contraffazione piuttosto che la sofisticazione si indirizza nei prodotti che per eccellenza fanno parte del nostro patrimonio comune e che sono i prodotti più importanti che abbiamo sul territorio. Lì c'è la possibilità di ottenere un profitto più elevato cercando di modificare la qualità del prodotto. Una domanda, il vostro intervento nasce su una, come dire, sana segnalazione, magari anonima, oppure fate campionamenti a macchia di leopardo? No,
può capitare che ci sia la segnalazione del privato cittadino piuttosto che dell'associazione di consumatori o di altre associazioni di categoria. Noi quotidianamente monitoriamo il territorio sia con indicazioni che ci vengono dal comando centrale sia per la percezione che ciascun comandante sul territorio ha di quello che avviene dal punto di vista alimentare. Comandante, come facciamo noi a difenderci? Perché noi andiamo al supermercato, andiamo al mercato, acquistiamo un prodotto, diamo per scontato, visto che anche lo paghiamo, che quel prodotto è di qualità, poi magari a casa succede che dobbiamo ricorrere all'altro settore di cui vi interessate, cioè al mondo sanitario. Diciamo che come facciamo? Orientativamente, e qui sottolineerei l'importanza dell'etichetta del certo. prodotto che andiamo ad acquistare. Un'etichettatura regolare ci consente di avere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. E poi evidentemente in qualche modo quando l'importo che ci viene prospettato rispetto al bene, all'alimento, è eccessivamente inferiore al prezzo medio che possiamo... È lì che bisogna alzare le antenne. Esattamente. Un olio extravergine d'oliva a 3 euro, attenzione, come si dice, mettete mano alla pistola, mi passi il termine naturalmente. E a proposito di questo, andiamo a vedere un po' come reagiscono le persone nei mercati. Ci colleghiamo con la nostra Michela alla Locanda del Gusto a Napoli. Guardiamo. Buongiorno Alessandro, oggi parliamo di frodi alimentari, un argomento sul quale bisogna essere sempre molto attenti e raggiungere sempre un maggior grado di giudizio. Con me oggi c'è Federica. Ciao. Salve, buongiorno a tutti. Federica, tu rispetto alle frodi alimentari che veramente colpiscono tutti i prodotti, anche e soprattutto il Made in Italy, come ti basi quando guardi l'etichetta e acquistando un nuovo prodotto? Guardi la provenienza, non so, la scadenza, quali sono le priorità? Assolutamente, i fattori principali... che al primo acquisto sono la provenienza, la data di scadenza appunto e poi gli ingredienti che devono essere essenziali, naturali fondamentalmente. Quindi non sono troppi conservanti, prodotti che siano il più possibile diciamo naturali. Sì. Le frodi alimentari però colpiscono maggiormente i prodotti sfusi, tutti i prodotti in generale, ma soprattutto i prodotti sfusi. Perché? Perché il prodotto sfuso non è confezionato in un involucro, non è sottovuoto, comunque non c'è un'etichetta. Come affronti l'acquisto di questi prodotti? Parliamo di veramente tantissime cose, tipo frutta, carne, pesce. Come ti orienti in questo senso? Chiedi oppure... Solitamente vado dal mio commerciante di fiducia che so dove prende la merce, quindi ripongo una certa fiducia. Poi magari capita che non stanno in zona, cerco di informarmi il più possibile e anche in questo caso ripongo una certa fiducia. Quindi in effetti se acquisti sotto casa, il macellaio, il pescivendolo di fiducia e quindi ti affidi. Quando invece sei fuori, magari non sei in vacanza, quindi non abbiamo contezza del negozio dove noi andiamo ad acquistare, fai qualche domandina in più. Assolutamente. Dove proviene la carne, come viene macellata, eccetera. Beh, insomma, bisogna essere sempre allerta e attenti perché sull'alimentazione e sui prodotti che si acquistano, soprattutto sfusi, bisogna essere molto attenti. E allora grazie. Grazie. Ciao Alessandro, da Napoli è tutto.